Sto riprendendo. Non è resistito. No, oggi è diverso. Oggi sei cameraman? Sì. Ci sono bivi? Poi dritta fino alla cima. Non lo so. Certo, sai, stai con noi. Che mi staccate. Quanto? 8. No, in teoria ragazzi, questa strada qua le macchine percorrono poco, perché più vai su e più si stringe. Te l'ha già iniziata a Mortarone? Sì, a testa. 10 km di pianura per riscaldarsi non c'erano. Dovevi partire da Lecco. Sì, che poi partendo da Lecco era sempre in salita comunque. Alberto ti accende il turbo. No, comunque si parla sempre più. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì
Commento tecnico sulla gambetta del Ciaroni. Stavo guardando la gambetta, stavo guardando la borsa dell'acqua calda che è davanti. Rispetto al solito com'è cresciuta? Diciamo che soffre di mal di stomaco. Dovrebbe passare un attimino il tubo obliquo in modo che riesci ad appoggiarla. Comunque sei diventato un po' torello, da lontano saresti Peter Sagan in maglia verde al Tour de France. Da lontano? Da lontano, da Milano, non vedevo più. Andiamo, dai. Ci siamo scaldati? Hai dato lo stimolo, hai visto? Vai. Non lo riconosco più. No. Scusa, prima abbiamo visto il cartello Rasegone, vuol dire che il sentiero piedi... Questo Alberto, ci sono le
un bel calore. Tra le fermate e qualcosa. 6-7%. Sì, no? Poi sono sì, chilometri. E poi la possibilità di attaccarsi l'altro degli altri. Ce n'è una delle due, mi pare che sia la Colma San Pietro, che ha anche dei tratti di pavé su delle curve con le gallerie. Avete visto? Sì, sì. Sì, ma uno... 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 Sì, ma
oggi. Macchina! Basta, già dato! Come già dato? Sì! Ah, una, basta! Cambia da solo! Cambia da solo! Ma perché non è a posto quel cambio lì, Ciaro? Thank you.
sta registrando. Però per fortuna la mia faccia non si vede. Sono le ruggini. Ma che lunga questa, capito? Eh? 15 km sta salita. Quanto? 15. Ci ho perdita con capo. André. Oh. Ma non ti salta male il cambio? Sì. Sì, è sincronizzato per registrare. Detto 11 km o 15? Eh? Detto 11 km? Mi sembra 15. Tanti. Thank you.
Si vede che ha un po' paura di scivolare in curva, eh? Sì, ma è meglio andare più tranquillo che cadere, perché non vale la pena rischiare. No, c'ho una moglie, due figli. Ma sì, ma tanto siamo qua. Quanto si devi fare da cronometro e sei in classifica? Ma neanche, guarda. Ma neanche se mi pagano, forse. Se cadi in discesa ti rovini anche la giornata, Andrea, dai. Vale la pena? No. Già i pericoli ti vengono da soli. La macchina. Buchi in curva. Buchi, certo. Ah, quella tirata che ho fatto non dovevo farla. Quale tirata? È la salita precedente. La prima salita? Un pavido. Che è successo? Niente, 80 km in fatta con le sedie che uno ha fatto 14 volte il piano. Ho iniziato a chiacchierare, era gentilissimo. Dopo fa male. Faccio,
cioè muro dopo muro, ma da questa storia la vedo genere. E lì viene fuori, la grande. Mi sembra non tanto di là. È lunga, è 140 metri. Ho finito in ginocchio. No, è un livello che fa male, perché il muro da 17, l'ultimo finale è al 30, no? Fanno male, si spezzano. Moto! Il Cerone non ho ancora capito che ciclista è. Che animale da gara è. Lasagna, sono da lasagna io. Io me lo ricordo sulla salita che abbiamo fatto la settimana scorsa. Ti posso dire che si divertisce. Eh? Quando? Ho visto a Sormano quella salita lì e ti stavi parecchio divertendo. Settimana scorsa? L'ho fatta con lui settimana scorsa, ma ho visto te a Lombardia che era a settembre, penso che era ottobre. Sì. E c'avevi un sorriso. Ma ho fatto anche il muro. Sì. Quasi tutto. Sì. Ma ero più forte. Adesso di meno, non so perché. Tutti sei qua. Si ritorna. Davide! Si era fermato per l'acqua, poi sì, con la catena. Sta venendo su. Tanto ci piglia. Lento, tanto torniamo da qua. No? Sì. Hai visto che prosciutti che aveva? Davide!
Quanto manca la cima? Allora, 4.5. Ma io pensavo una cosa, che forse avevo sbagliato il percorso, perché se nessuno ha fretta di tornare a casa, potevamo fare quello più lungo con le pause, che alla fine ti tiri qua, porto di là. Sono un po' tirato, non sto finito. Io sono già col 30. Sono già col 30. Cuore, 150.
Siamo arrivati, no? Qua per la testa, siamo arrivati. Non lo so. Perché sono quasi arrivati, ma che sono qua? Sono arrivati. Staranno arrivando, questi che non ci come le palle da schioppo, eh? È abbastanza divertente. Senza prendere grossi rischi, perché se c'è la sabbiolina o se ci sono le macchine, le curve non vanno mai strette. Però ma tu guardi le curve sulle Garmin? Assolutamente no. No, no, no. Io sì, sono troppo di fuori. Tutto a posto. Tutto a posto. Sì. Lascia sempre qualcuno davanti ai miei scelte, così vedi. Se stai dietro qualcuno è meglio. Se quello va giù, o se arriva la macchina. Hai lo spazio. Ti butti giù con le pelle. Poi non sono decise dal 90 all'ora queste. Qua sono decise abbastanza tecniche, qui il tornante, il rilancio, la curva. Non sono decise dal 90 all'ora dove. Ma io con questa sto bene. No, sto bene io, però non è. Ma con questa sto bene. Arrivano. Questa sto benissimo. Ma vedi qua, non sto facendo niente. Bravo! Sono arrivati? Posto? Anche caro? Sì, ma...
Di qua? Sei sinistra! No! No, proprio no! Neanche i defaticanti! No, neanche i defaticanti!